Al Camomarina, spiaggia preferita del 2020 delle tartarughe Caretta Caretta. Fino a domenica 19 luglio prossimo il servizio di pattugliamento portato avanti dai soci della Lega Navale sezione di Castellammare del Golfo. Fra le interviste anche quella al presidente Giuseppe Stabile. Questo pattugliamento per sostenere gli sforzi dei ragazzi. E noi come Lega siamo stati invitati perché una delle regole, diciamo, dello statuto è servire il mare in tutte le sue sfaccettature. Tutto ci saremmo aspettati tranne che questa grandiosa fortuna. Mentre camminavamo abbiamo visto delle tracce che sembravano più regolari di tutti i pestoni che c'erano sulla sabbia. E abbiamo guardato verso mare, ci siamo accorti che c'era questa fila di orme. Siamo andati a guardare verso terra e abbiamo scoperto questa tartaruga nel momento in cui stava deponendo le uova. Esaltante, toccante e assolutamente insperata. Erano circa 1,5-2. È stato importante gli input dati dal presidente, perché io, diciamo, ho subito memorizzato la foto delle orme che avrebbe lasciato la tartaruga, e infatti poi vedendole sulla battigia subito sono ricordato a quella foto, e quindi abbiamo seguito piano piano, perché comunque da inesperto per me sarebbe stata una semplice orma, anche se abbiamo fatto le due passate. Ne basta veramente la pena. Grazie ai soci della Lega Navale che hanno risposto con grande animo e con grande interesse a questo nostro appello. Da 15 giorni circa tanti volontari, tanti giovani di tante associazioni del nostro territorio, da Fare Ambiente a Associazione Talia, WWF eccetera, stanno monitorando. Noi abbiamo avuto la fortuna nella prima uscita di incontrare questo esemplare che stava deponendo, anche grazie all'acuta osservazione di due esperti naviganti marinai della Lega Navale. Magari qualche altro sarebbe passato avanti senza accorgersene. Devo ringraziare anche del fatto che non si sono lasciati tentare dalla curiosità di avvicinarsi troppo all'animale mentre stava deponendo, e avrebbe fatto fallire questa deposizione. Il nido è circa 1,5 km dal piazzale Canotto verso est, zona abbastanza poco abitata, e questo impone anche il dovere di vigilare ancora di più su questo nido, terzo nido che a questo punto si trova nel nostro litorale. Fino a domenica prossima la Lega Navale è impegnata in questa opera di pattugliamento con i suoi soci. Sono dei gruppi di volontari che ogni sera dalle 11 in poi, dal lato est e dal lato ovest, da piazzale Canalotto, percorrono alla ricerca di un'altra eventuale sorpresa. Tra poco inizieranno i nostri amici il pattugliamento di questa notte. Alle squadre ogni sera si fa un piccolo briefing dove si spiega un po' quello che potrebbero vedere sulla spiaggia e si danno alcune indicazioni su come comportarsi in caso di avvistamento.